Come on. Facciamo pre-workout 10 minuti e poi andiamo in palestra. Wow, che shot. Devo essere sincero che ieri era il mio primo giorno dopo 2 settimane di mini cut in cui ho fatto quasi un cheat day. Non ho mangiato così tanto, però ho mangiato quello che volevo. Tipo, mi sono fatto un hamburger mega a pranzo e tipo le pancakes la sera. Quindi oggi, come potete pensare, tipo mi sono svegliato e ho digiunato la mattina, non c'avevo fame. Adesso però, mezzogiorno e mezza, siamo un po' in ritardo, dobbiamo andare in palestra. Mi faccio il primo passo della giornata, proteine e carboidrati. Mi mangio una barretta proteica, questo è il gusto cookie dough di Foodspring, che è la mia barretta proteica preferita. Sammy, te ne do una, tieni. Ah, grazie, sì. Non dovevo dire Sammy. Ah, shit. Una mela verde, perché mi è tornata voglia, tipo, dovrei raccontare la storia delle mele. Tipo, io mangiavo un sacco... Mi sono già preso 3 grammi di creatina, ne prendo 3 grammi prima e 3 grammi dopo l'allenamento e ho costruito la mia concoction, il mio cocktail intra-workout, me ne bevo un po' prima, un po' durante, che è questo Recovery Aminos di Foodspring. Io non credo negli aminoacidi perché c'è ricerca scientifica anche a contrasto dell'assunzione di BCAA, diciamo che è ridondante se consumiamo abbastanza proteine nell'arco della giornata, però mi piace il gusto, mi piace un pochino il kick che mi dà e quindi me lo prendo. Poi, ciao. Non so se avete notato, ma c'è qualcuno di nuovo dietro la telecamera. Oh Daddy! Se avete capito chi è, lasciatelo nei commenti. Io mi mangio questo e poi andiamo in palestra. Tu non mangi niente, mamma. Io ho già mangiato, ho fatto colazione prima, non so come ti mi sveglio, mangio, ho fame. Io ieri ho fatto i pancake. Ma come fai a mangiare alla sera i pancake? Ma ho mangiato solo i pancakes, non ho mangiato altre, è stata la sua cena. Poi solo i pancakes, erano pancakes con la pera, sarò pure rientrato. Ma poi ci abbiamo aggiunto le proteine, sarò pure rientrato nelle calorie. Sì, tiramisù non hai mangiato tanto, hai solo mangiato due pasti abbondanti. Mi andava voglia di dolce da 2 settimane che tipo stavo attento. Ci sta. Mi prendi anche te un pezzo di mela. Sì? Posso? No, grazie. Devi, Sammy non mangia frutta e verdura, non mangio mai. Va bene. Non è vero. Sta volendo casa. Guai a fare qualcosa. Perché mi hanno chiesto se tipo come mai non abbiamo le mascherine. In realtà ce le mettiamo le mascherine, solo che se non incrociamo nessuno. Ma qua nessuno se le mette. Dato che. No! No, vabbè, se le mettono gli spagnoli, gli svedesi che non se le mettono. Sì, no, raga, dai, per favore. Nessuno se le mette per strada. Come on. O magari qua nel siamo arrivati noi. Quanta gente incroci qua per strada? Poche, però veramente. Tipo che mi guardano male quando ce l'ho messa completamente bene. Eccomi, ti senti? Pronto per spaccare? Oggi bellissimo allenamento. Che fai? Ci dai un hint? Quello che non vedo l'ora di fare è una flat press machine. Quindi una di quelle che metti i plates. Sì. E lo faccio con una pausa di tipo 1-2 secondi in basso. Una bomba. Non credo, ce l'ho presente. Almeno fuori non sembra così piena, meno male. No, sta calmando. Ok ragazzi, ho 3 minuti adesso per parlarvi dell'allenamento di oggi. Era la mia seduta A. Sto praticamente ruotando full body ogni singolo giorno, però cambiando intensità e volume. Quindi se volete il video scientifico fatemi sapere. Nel frattempo ho iniziato con le braccia, iniziando con un tricep cable crossover e secondo me quando facciamo l'isolamento, soprattutto per bicipiti e tricipiti, la forma è la cosa principale e poi viene il carico. Quindi questo movimento è un ottimo movimento che veramente io sento lo stretch su tutto il tricipite e sento un'ottima contrazione quando arrivo in fondo al movimento perché
proprio al punto in cui il tricipite è più forte c'è anche la massima tensione nel capo, quindi è un ottimo esercizio secondo me, e ho fatto oggi due serie solamente dalle 11 alle 15 ripetizioni. Sono poi passato al secondo movimento che era un Bayesian Cable Curl, quindi è un curl in cui praticamente il braccio è dietro al busto, così che in estensione completa il bicipite e permette un ROM veramente ampissimo. E anche questa è cavi, così che c'è una tensione costante, e se anche tu stai cercando un movimento ottimo da fare e hai a disposizione una torre cavi, te lo straconsiglio veramente. Praticamente toglie tutto il momentum, tutto l'ego da parte e senti veramente un'ottima estensione del bicipite e un'ottima contrazione e flessione. Terzo movimento, sono passato a fare le gambe. Purtroppo ho avuto un problemino un po' di tempo fa, se seguivate i video a Lussemburgo. Ero andato a correre la mattina, forse avevo fatto un pochino troppo e poi ho fatto gli squat e mi ero leggermente fatto male al ginocchio, quindi ho dovuto togliere gli squat per ora dal programma e sono passato come movimento principale a fare questi reverse dumbbell lunges, che praticamente non mi fanno mettere così tanto stress sul ginocchio, ma è più uno stress sui quadricipiti e anche sul fondo schiena e lower back, e quindi semplicemente è un movimento in cui ho spostato lo stress rispetto a metterlo sul ginocchio, come ad esempio un back squat che stavo facendo. Lo stress adesso è più sulla catena posteriore del corpo e quindi lo sento molto meno sul ginocchio e generalmente va molto meglio. E qui ho fatto due serie da 15 ripetizioni. Magari state vedendo il numero di serie, dite fai solo questo, è per questo che faccio il full body e appunto il volume è più basso, la frequenza è molto più alta. Poi sono passato al miglior movimento forse di tutto il programma, sicuramente di tutta la giornata, che è la flat plate press. Qua 4 serie dalle 10 alle 13 ripetizioni, e io qua decido praticamente quando vado giù di prendere una pausa, di praticamente quasi scaricare tutto il carico per poi ripartire da zero, quasi un dead stop, e questo stiamo eliminando il rimbalzo elastico delle fibre muscolari, ok? Quindi se ad esempio lo stessi facendo per la forza, come ad esempio il flat bench press, potrei fare un pochino più di rimbalzo utilizzando quella tensione elastica nel muscolo. In questo caso però, dato che è un movimento di assistenza della mia panca piana, ho notato che con la panca piana io fallivo, il mio punto di cedimento era sempre appena spingevo la sbarra, il bilanciere, appena in quella porzione sopra il petto, no? Quando stai spingendo, lì fallivo. Quindi voglio allenare di più questo movimento ed è per questo che ho incluso un plate press molto simile come pattern motorio, però con un dead stop, così che letteralmente sto allenando proprio la forza e la potenza, brute strength, senza utilizzare il rimbalzo. Poi ho fatto per la schiena un plate loaded horizontal pull, 3 serie da 10 alle 13 ripetizioni, e semplicemente un ottimo movimento dove vedete provo veramente ad accentuare il range of motion, quindi vengo totalmente in avanti, lascio in protrazione le scapole e poi quando torno indietro veramente provo a contrarre al massimo quella schiena. A volte includo anche un secondo di pausa durante la massima contrazione, così che sono sicuro che sono i muscoli a fare il lavoro e non qualcos'altro. Anche qui slancio, provo veramente a minimizzarlo. Poi ultimi due movimenti, deltoide laterale, un lateral raise, e qua ho fatto due serie dalle 10 alle 14 ripetizioni, busto leggermente in avanti di diciamo un 15%, e provo veramente a mantenere le braccia dritte, così che molta della tensione è sul deltoide laterale e non sul deltoide anteriore, perché se stiamo troppo dritti e diciamo andiamo troppo in rotazione esterna, external rotation, allora lì molto probabilmente iniziamo a mettere troppa tensione sul deltoide, sulla parte del deltoide anteriore, per mantenerla sul middle, quindi lateral head, e sul deltoide posteriore è meglio venire un po' più in avanti col busto e ruotare leggermente i pollici in dentro e andare con le mani così dritte ai lati. E ultimo movimento, il barbell hip thrust, anche qua solamente due serie dalle 10 alle 13 ripetizioni, mi sembra che ho messo 60 kg qua, e anche qua voglio veramente che sia il gluteo a contrarre, non voglio fare gli errori che facevo in passato, che era semplicemente aumentare il carico a discapito della forma di esecuzione. Per me quello è stato uno
degli errori più grandi che ho mai fatto, perché ho aumentato il carico, sono diventato forte, però lo stimolo sulle fibre muscolari non era granché e il rischio di infortunio è molto molto maggiore se fate così. Quindi prima cosa forma, poi full range of motion, poi se lo fate bene possiamo progredire e applicare il sovraccarico progressivo. Questo era l'allenamento di oggi, io spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti se avete domande e continuiamo col video. Ok ragazzi, siamo appena tornati a casa, vi faccio vedere il pasto post workout che ho deciso di non cucinare per ora, così che mi metto subito a fare un po' di lavoro and catch up. Ecco quello che facciamo: avevamo un pochino di, diciamo, parmigiana, pseudo parmigiana, che dire, pseudo parmigiana. Infatti sono melanzane con della passata e io ci ho aggiunto un pochino di parmigiana sopra. Poi veniamo qua alle proteine, ho metà di questo cottage cheese che in italiano non so come si chiama, fiocchi di latte, che a me piacciono un sacco, e ho trovato al supermercato svedese questo yogurt proteico al mango skyr con 18 grammi di proteine, e devo dire io andrei di faghe 0% 2% normali, ma non c'è. Tu stai a fare tutto un casino, eh? Sempre. Quindi questo per le proteine, e ci aggiungo anche questo tacchino, pecciuga de pava, in spagnolo è praticamente tacchino. Ho deciso di fare così anche perché se sono cose che ho confezionato, ho già pensato a quello che mangio stasera, e mi faccio il pollo così che stasera cuciniamo e poi vediamo cosa aggiungerci, però abbiamo una buona selezione di verdure. Quindi più tardi stasera faremo qualcosa di più cucinato, adesso mi limito a questo! Yeah! Sono adesso le 7:11 e io penso che finisco di lavorare almeno sulle mail. Dobbiamo finire questo video anche con Sammy, infatti lo vado a trovare tra poco. Però prima voglio mettere un physique update adesso sullo schermo, perché insieme a Sammy post workout abbiamo deciso di fare un po' di filming. La luce non era delle migliori, però ho pensato di farvelo vedere e di parlarvi anche di quello, di come sto approcciando la dieta. Sto facendo un mini cut, in teoria avevo deciso di farlo durare 3 settimane e ho già fatto passare 2 settimane, e in questo periodo ho perso penso più o meno sui 2 kg. Non abbiamo la bilancia per pesarci purtroppo, però visivamente, vedendo il mio fisico, è quello che penso di aver perso, magari intorno a 1 kg di grasso e 1 kg tra acqua buttata fuori e un po' i muscoli che sono un pochino senza glicogeno. Ieri appunto ho fatto il mio primo cheat day in 2 settimane, diciamo che sono stato abbastanza bravo, e come sempre traccio calorie e macronutrienti, soprattutto le proteine e i carbo e grassi, la proporzione lascio cadere dove cadano. Generalmente stavo mangiando abbastanza pulito, se ci stavano delle giornate in cui sono andato un pochino oltre, infatti ci sono stati tipo 2 giornate in cui ho mangiato 2300 invece di 2100 calorie, però ho praticamente ribilanciato il tutto, magari il giorno seguente mangiando un pochino sotto, quindi mangiando 1800 calorie in un paio di giorni. Voglio fare ancora una settimana e vedere a che punto arrivo col fisico. Non penso che ho bisogno di cut, e effettivamente sia Ele che Sam mi dicono, secondo loro dovrei semplicemente tenere questo come mio fisico, e questo è anche dove il mio fisico, mi sento bene, performo bene e penso che sia il mio settling point. Però è una cosa che in tutti questi anni ho sempre voluto vedere, come apparirebbe il mio fisico a una body fat più bassa, e sto quasi pensando di continuare a spingermi là. Quindi vedremo se questo mini cut diventa un cut vero e proprio, ma vedremo insieme. Fammi sapere cosa ne pensi del physique update e se pensi che dovrei provare a vedere una condizione ancora più definita oppure puntare sulla massa, perché so che la cosa più intelligente da fare dovrebbe essere restare su, diciamo, su questa ricomposizione corporea e fare spingere con queste piccole piccole fasi di masse magre in cui non spingo appositamente il surplus calorico, ma aumento le calorie se sto tranquillo e sto con Ele. Però io in testa ho voglia di definirmi e vedermi com'è, cioè questa cosa che ho l'addome un po' appannato non mi va giù, ecco. E fammi sapere cosa ne pensi e andiamo a trovare Sammy. Io direi che così è un ottimo outfit per uscire, che ne dite? Ok raga, io sto
andando da Sam in questo momento. Devo tipo attraversare questo ponte mezzo strano che non capisco perché gli architetti e gli ingegneri hanno fatto un ponte tipo lunghissimo per attraversare la strada quando potevano fare delle scale. Chi lo sa? E ho editato il video fino adesso, mi farebbe un sacco piacere se mi fai sapere cosa ne pensi, perché voglio veramente aumentare il livello della qualità dei video e di questo canale in generale, quindi qualsiasi cosa l'apprezzo. Comunque guardate dove cavolo sto, un po' greve, con tutte le macchine sotto. Vabbè, noi continuiamo a camminare e niente, dicevo, se potete mi fate sapere qua sotto cosa ne pensate. E ora volevo anche andare da Sammy e parlare un po', appunto, perché alcuni di voi hanno chiesto: ma Sammy che fine ha fatto? Lavorate ancora insieme? E quindi niente, volevo lasciarglielo spiegare a lui, e così che capite esattamente a che punto stiamo. A me piace. Un giardinetto, vedi, oh. Like vibe. Cioè tipo figo. A me mi piace tantissimo. Figo figo. Ci sta. Ci sta una piscina là sotto e quello è il mio posto là. Ah, figo. Andiamo a vedere. Sembra una cosa estiva proprio. È estiva, molto estiva. Sì, sì. Welcome to Mika. Beh, carina, oh. Sì. Ci sta. Io direi che ci sta. Mi piace. Figo. Lascio le scarpe un attimo. Come vuoi. Bomba, bro. Che stai facendo? Lavoravi? No, onestamente no. Dire no. Ho staccato. Andando. No, quello che hai. Acqua. Non mi da bini. Un po' di Coca-Cola o latte? No, acqua. Acqua. Easy acqua. In realtà, sì, io ero venuto qua, aspetta che non so se ti si... ecco. Ero venuto qua per parlare due cose principalmente. Ok, parliamo. Anche per voi. La prima era: che fine hai fatto? Perché tutti avranno pensato: ma Sam è sparito dal canale da un giorno all'altro. O meglio, ci siamo scazzati così tanti a Dubai. Ci siamo scazzati a Dubai. Ma no, spiegagli un po'. No, guarda, siamo ritornati che era dopo Dubai, siamo stati un mesetto. E di che? Prego. Siamo stati un mesetto insieme a Barcellona, credo. O neanche, di meno di quello. E poi Gigi ha deciso di andare a Lussemburgo per vari motivi, che ci stava, io concordavo, anche per stare con Ele, per stare con la famiglia che non vedevi da chissà quanto. E io ho deciso di rimanere a Barcellona perché comunque avevo il mio posto, stava là, ho la mia ragazza che sta là, e quindi mi piaceva Barcellona e quindi faceva più senso che stavo là. E poi non abbiamo, cioè, Sammy non ha più veramente lavorato molto per Muscoli a Vita. No, ho smesso un pochino. Però abbiamo fatto il lancio di Kaizen, abbiamo fatto il secondo lancio e tipo tutte le cose promozionali, diciamo, che tra virgolette le hai dirette un po' te, diciamo, I promo video, sì. 3 dei 4. Quindi ha lavorato un po' behind the scenes. Sì, diciamo. Sì. Ah, quello... come sapete, su Kaizen ci sono. Muscoli a Vita un po' di meno. Per quello non l'avete visto, non è che l'ho cacciato via e ho o abbiamo litigato. Cazzati. No, è semplicemente tipo Sammy ha avuto da lavorare anche con il ristorante, un altro nostro amico che ha il ristorante a Zurigo, e quindi anche per Kaizen abbiamo deciso di farlo passare in secondo piano, scusami, per Muscoli a Vita in secondo piano, e Kaizen diciamo che ha gestito molto, ma sempre dietro le scene. Dietro le quinte. Sì. Alla fine era anche da parte tua, mi ha fatto un mezzo favore perché l'altro lavoro richiede tanto tempo. Sì, sì. Quindi abbiamo provato, diciamo, a gestire il tutto nel migliore dei modi. Sì. E seconda cosa che volevo... guarda, appoggio qua che è figo. Ma com'è il background? Bellissimo. Vieni. Oh! Ci sta. Ragazzi, la casa è minuscola come avete visto, però quella qua sembra grossa. Seconda cosa invece che... di cui volevo un attimino touch upon è proprio Kaizen, perché abbiamo fatto una bella parlata anche con Sammy. Kaizen, presumo che se sei arrivato a questo punto sai cos'è. è Kaizen Atletica ed è tipo questo brand di abbigliamento sportivo che abbiamo iniziato quando stavamo a Dubai, e è sempre stato il mio sogno, e abbiamo fatto il secondo lancio un mese fa più o meno di questa maglia pazzesca. Rap qua, bomba, fighissima. Ve la consiglio se non sapete cos'è, materiale pazzesco. Gigi ha fatto great job.
Sì. Qualità veramente pazzesca. Sì, sì, sì. Una bomba e stiamo provando, diciamo, a pianificare il prossimo lancio. Sì. Che noi speriamo di riuscire a farlo entro dicembre, che sarebbe bello, però... Ne abbiamo parlato anche gli ultimi giorni, ragazzi, tipo il processo è così tanto più lungo di quello che noi mostriamo. Cioè sì. Noi mostriamo quasi quando abbiamo il prodotto finito, però prima di quello c'è un sacco di tempo in cui dobbiamo aspettare che ci inviano i samples. Mesi. Ci devono inviare tipo tutti i campioni, se i campioni non vanno bene noi dobbiamo fare le modifiche, rinviare e aspettare e ritornare. Sì. Quindi, non lo so, è un grosso investimento di tempo e di soldi ovviamente, e, però boh, noi siamo carichi, speriamo di andare a bomba. Se non succederà come hai detto a dicembre, comunque sarà nei prossimi mesi, e possiamo dire che la prossima linea è pazzesca. Sì, sì. La prossima linea sarà una bomba, però... Quello che pensavamo di fare, un po' come a Dubai, era di parlare più di Kaizen e portarvi anche tutti behind the scenes, anche magari parlando dal punto di vista economico, dal punto di vista... Diciamo che ho il podcast, che è il Kaizen Podcast, in cui ho spiegato più o meno il team building, leadership, queste cose qua. Che se non sapete cosa è, andate pure a spizzare, sì. Raga, perché è una bomba. Però mi piacerebbe anche tipo su YouTube portare di più, perché penso... Sì. Sì, per metterlo tipo sul canale. Sì, sì, e far vedere, fateci sapere se in questo video ho detto fateci sapere di tutto, ci possono far sapere 200 cose. Però no, veramente fateci sapere perché secondo me è interessante sia far vedere tutto il processo dei capi, sì. Che parlare un po' dei soldi, mm-hmm. E alla fine stiamo costruendo una cosa fighissima da zero. Sì. E siamo tipo sì. Siamo lì, capito? Non è ancora un sogno, non sì. È ancora realizzato, ma col prossimo lancio speriamo di veramente sfondare. Sogniamo anche grazie a loro, a voi, certo. Quindi sì. Siamo in questa posizione per sognare grazie a voi, che è figo. Quindi fateci sapere se ne volete più di Kaizen. Oh yeah, secondo me sì, lo voglio. Behind the scenes, bomba. Team meetings, sì. Urliamo, tipo io voglio il colore rosso, lui blu. No, ci sta. Yeah. E quindi niente, queste sono le due cose. Ah, ok. Update con Sam è finito. Alright. Vabbè, poi puoi tornare ciao. E ritornare tipo fra 200 video. Ritorno tra 3 mesi. 2 anni. ciao bro, ci vediamo domani. A domani. Honey, I'm home. Yeah. Ti ho portato l'acqua, amore. Hai fatto bene, amore mio. Niente. Ragazzi, io sono appena tornato a casa. Sono le 8:30 di sera. Ieri ho già mangiato. Io adesso cucino un po' di pollo e altre cose. Però volevo finire qua questo video. Così che stiamo un po' insieme, amore. E quindi... Io vi saluto, spero vi sia piaciuto questo video e i prossimi saranno una bomba ancora di più. Quindi se vi è piaciuto lasciateci un like e noi ci vediamo fra pochissimo. Bye!